Bene, continuiamo col nostro studio degli insiemi. Abbiamo visto nella lezione precedente che cosa si intende per insieme. Abbiamo visto gli insiemi che possono essere finiti o infiniti. Abbiamo visto come descrivere un insieme con la sua proprietà caratteristica, per elencazione oppure col diagramma. Abbiamo visto cosa significa appartenere ad un insieme o non appartenere ad un insieme. Abbiamo visto l'insieme vuoto, un insieme piuttosto speciale. Poi cosa abbiamo visto ancora? Il concetto di sottoinsieme, proprio e improprio. Ok, ritorna? Molto bene. Oggi vediamo un altro concetto legato alla relazione di essere sottoinsieme di un altro insieme. Prendiamo un insieme qualsiasi. Per esempio, insieme A formato dalle prime due lettere dell'alfabeto, A e B. Ok? E andiamo a considerare tutti i possibili sottoinsiemi. Insieme via. Quali potrebbero essere? Secondo voi? Sì, quello è A. Le prime due lettere dell'alfabeto formano l'insieme A, d'accordo. Da questo insieme, che sottoinsieme potrei estrarre? Esattamente, il primo insieme che mi viene in mente è quello solo con la lettera A piccola, poi quello solo con la lettera B piccola, e questi, per capirci, sono i due sottoinsiemi propri, cioè posso scrivere ciascuno di questi due è contenuto in A. Poi ci sono due sottoinsiemi impropri, che sono quelli, tra virgolette, un po' particolari, che sono l'insieme vuoto e l'insieme A stesso. Ok? Questi, fatemeli indicare in rosso, i primi due sottoinsiemi propri. Questi invece sono sottoinsiemi impropri. Ok? Quindi, per capirci, posso scrivere così: l'insieme che contiene solo la lettera A è incluso in modo proprio nell'insieme A. Ok? L'insieme che contiene solo la lettera B è un sottoinsieme proprio dell'insieme, scusate, sto scrivendo un po' male, dell'insieme A, mentre l'insieme che contiene sia A che B è un sottoinsieme però improprio di A, perché in realtà è A stesso. Così come l'insieme vuoto è un sottoinsieme ma improprio di A. Ok? Dimmi. Certo. È tutto chiaro? Attenzione, l'insieme formato da tutti questi insiemi, fatemeli in blu, ecco, questo insieme qui prende il nome di insieme delle parti di A e si indica con questo simbolo, P di A. L'insieme delle parti di un insieme è formato da tutti i sottoinsiemi propri e impropri di quell'insieme lì. Ok? Dimmi. Cosa definisce un insieme sottoinsieme improprio? Un sottoinsieme improprio di un insieme è un insieme che potrebbe coincidere con l'insieme stesso,
oppure essere privo di elementi. Questi sono i due insiemi perché si chiamano improbabili, perché sono un po' estremi, no? Quello senza elementi dice che insieme è, eppure è molto utile anche quello, e l'insieme stesso è identico all'insieme, quindi lo puoi considerare come sottoinsieme, però in senso un po' particolare. In questo senso si dice, usa il termine improprio, d'accordo? Prego? Più su o più giù? Allora, cambiamo leggermente l'esempio, se posso. Consideriamo un altro, prendo un insieme B, molto simile a quello di prima. Invece che A e B e basta, mettiamo A, B e anche C. Ok? Questa volta B ha tre elementi. L'insieme delle parti di B è formato da quali insiemi? Beh, cominciamo con quelli propri, quindi solo la lettera A, solo la lettera B, solo la lettera C. Attenzione, non so se avete osservato quello che ho fatto, questo simbolo indica l'insieme delle parti. L'insieme delle parti è un insieme di insiemi, quindi c'erano una graffa che contiene gli elementi di questo insieme e gli elementi sono insiemi essi stessi. Ok? Quindi continuiamo. Poi ci sarà il sottoinsieme contenente le prime due lettere, quindi A e B, l'insieme contenente la prima e la terza, A e C, e il sottoinsieme contenente la seconda e la terza, B e C. E poi i due impropri, questi fin qua sono tutti propri. E poi avremo l'insieme vuoto e l'insieme con tutte e tre, A, B e C. Altri non ce ne sono, vediamo se li ho messi tutti. Ok? D'accordo? Prendiamo un terzo esempio, chiamiamolo insieme C, dove ho una sola lettera. In questo caso l'insieme delle parti di C sarà formato dall'insieme stesso e dall'insieme vuoto. Non ho altre possibilità. Quindi è formato solo da sottoinsiemi propri. In questo caso sottoinsiemi propri, bravo, esatto, molto bene. Ultimo esempio che facciamo, poi trago le conclusioni a cui voglio arrivare. Tutto bene fin qui? Bene. Possiamo all'insieme D che sia proprio l'insieme vuoto stesso. Allora l'insieme delle parti di D, ahimè, è solo l'insieme D. Ce n'è uno solo. Ok? Se torniamo agli esempi che abbiamo visto, il primo insieme, due elementi, A e B, l'insieme delle parti contiene, dov'era? Aspetta, eccolo qua, quattro elementi, quattro sottoinsiemi. L'insieme B, tre elementi, l'insieme delle parti contiene otto elementi, otto sottoinsiemi propri e impropri. Un solo elemento, l'insieme delle parti, contiene due sottoinsiemi. L'insieme con nessun elemento, un solo sottoinsieme. In generale, quindi, se un insieme contiene n elementi, con n numero naturale, tra un attimo arriveremo anche a questo, prendete l'insieme A, per dire che A contiene n elementi si usa questo simbolo.
dove n piccolo potrebbe essere 0, 1, 2, 3, eccetera. Ok? N numero naturale. Allora, l'insieme delle parti di A contiene 2 elevato alla n elementi. Non vi è nuovo questo simbolo, no? Scusate. Il fatto, la potenza la conoscete, l'avete già vista. Quindi, se il nostro insieme A contiene 0 elementi, cioè l'insieme vuoto, l'insieme delle parti è 2 alla 0, che è un elemento. Se in A ho due, ho un solo insieme, l'insieme delle parti contiene due sottoinsiemi, 2 alla 1. L'esempio iniziale aveva due elementi, l'insieme delle parti 2 alla 2, 4 elementi, 4 insiemi. 3 elementi è il nostro insieme, l'insieme delle parti contiene 2 alla 3, 8 elementi e così via, includendo gli insiemi propri e impropri. Tutto chiaro? Molto bene. Detto questo, se ce la facciamo. Iniziamo oggi, non so se concluderemo, a vedere una delle cose più importanti che fa la mente umana. Ok? Abbiamo definito degli oggetti, gli insiemi. D'accordo? In matematica, quando ho una collezione, un insieme di enti, di oggetti, la cosa più importante che la mente fa, che il cervello fa, che in questo caso la matematica fa, è costruirne altri a partire da quelli che ho già. Questa operazione prende il nome di operazione. Come si opera con gli insiemi? L'operazione è un procedimento, un processo per cui a partire da due enti, in questo caso due insiemi, ne costruisco un altro a partire da questi due. Quindi andiamo a vedere adesso che operazioni possiamo fare con gli insiemi. Come vi ho detto, l'operazione consiste nel prendere due insiemi, A e B, e metterli in qualche modo insieme per averne un terzo. L'operazione forse più semplice è la seguente: l'unione. Ok? Immaginiamo di avere per esempio l'insieme A formato dalle lettere A, B, C. L'insieme B formato dalle lettere C e D. Ok? L'insieme C costruito mediante l'operazione di unione tra A e B, si scrive A unito B, è formato dall'insieme contenente gli elementi di A presenti in A oppure in B. Quindi in questo caso avremo A, B, C e D. Attenzione, gli elementi comuni vanno contati una volta sola. Ok? Quindi, generalizzando, cioè dando la definizione generale di questa operazione, cosa possiamo dire? L'insieme C ottenuto mediante l'unione di A e B è formato dagli elementi che qui chiameremo C piccolo, tali che C piccolo appartiene o ad A oppure, anzi,
non vorrei confondervi le acque, invece di chiamarlo C lo chiamiamo X, l'elemento generico. Gli elementi che stanno in A oppure in B. Ok? Vediamo, tutto chiaro fin qui. Questa è importante, quindi la metto in un riquadro rosso. Proviamo a rappresentare i nostri due insiemi. Questo è l'insieme A, A, B e C. Poi l'insieme B aveva C e D, qui mettiamo la D, e questo è l'insieme B. Ok? L'insieme A unito B è formato da, mettiamole in rosso, le lettere A, B, C e D, cioè è tutto quanto, lo contorno in rosso per metterlo in evidenza, tutto quanto contenuto in A oppure in B. Se dovessi colorare il nostro insieme, dovrei colorare tutta quest'area. Dove questo è A e questo qui. Ok? Attenzione, la parte comune conta una volta sola. Ok? Qui abbiamo C che appartiene sia A che a B, ma nell'unione appare una volta sola. D'accordo? Cosa possiamo dire di questa operazione che abbiamo appena definito? Beh, l'operazione unione associa a due insiemi un terzo insieme. Conta l'ordine in cui appaiono gli insiemi, cioè se io metto A unito a B oppure B unito ad A, ottengo insiemi diversi? Certo che no. Quindi la prima proprietà è che l'operazione è commutativa. L'unione tra insiemi è un'operazione commutativa, cioè l'ordine degli operandi non ha influenza sul risultato. Questa non è una cosa da poco. Ok? Non tutte le operazioni sono commutative. Domande? Poi un'altra proprietà. Qualunque insieme A io abbia, prego, un'altra prima, una più semplice. Qualunque insieme A io abbia, se lo unisco all'insieme vuoto, ottengo l'insieme A stesso. Un insieme, un elemento, anzi scusate, una operando che ha questa proprietà prende il nome di elemento neutro. L'unione tra insiemi, l'elemento neutro è l'insieme vuoto. Cioè quello che posso combinare con qualsiasi insieme e lascia il risultato invariato rispetto all'elemento di partenza. C'è una domanda? Bravo, È come fare un numero più zero. esattamente. Proprio in questo senso i numeri e le operazioni tra numeri derivano da quelle che faccio con gli insiemi. A breve vedremo perché. Dimmi. Attenzione,
domanda. Se ho due insiemi A e B e la loro unione mi dà uno dei due, questo cosa significa? Che B è scomparso, oppure potrebbe essere metà neutro, è sempre così. Cioè, questo mi permette di dire che B è sicuramente l'elemento neutro. Ti faccio un esempio. A, questo è un esempio, è fatto dalle lettere A, B e C. E B è fatto dalle lettere B e C. È vero che A unito B fa A. Se prendo questi due esempi, è vera questa proprietà. Esattamente. Non è indispensabile affinché succeda questo che B sia l'elemento neutro. Potrebbe essere semplicemente che B è tutto contenuto in A. Quindi quello che deduco da qui, fatemi cancellare il punto di domanda, è che se succede questo, B è tutto contenuto in A e potrebbe anche essere A. B in generale è un sottoinsieme di A, proprio o improprio. Okay? Potrebbe essere l'elemento neutro, cioè dell'unione, cioè il seme vuoto, ma potrebbe essere anche tutto A oppure un suo sottoinsieme proprio. Cioè, tecnicamente, graficamente, se volete, abbiamo questa situazione. Questo è A grande, qui ho A, qui ho B e qui ho C e questo è l'insieme B grande. Se in generale unisco due insiemi diversi e ottengo uno dei due, vuol dire che uno è sottoinsieme dell'altro. Certo, chiedo scusa. Domande? No. Vediamo un'altra operazione piuttosto importante, che è la intersezione. Viene indicata dal simbolo l'inverso del precedente, questo qui, la U rovesciata. A intersecato AB è un insieme formato dagli elementi, qui puoi mettere anche la barra come facciamo l'altra volta, che appartengono ad A e anche a B, cioè gli elementi comuni. Quindi, dal punto di vista dei diagrammi di Euler-Rowein, se questo è l'insieme A e questo è l'insieme B, l'intersezione, indichiamola nel blu, è fatta dall'area comune. Quindi torniamo ad esempio all'esempio iniziale, se A è fatto da A, B e C, e B è C, D ed E, allora qui abbiamo questo è A e questo è B, A intersecato B è formato dal solo elemento C.
Questa è la definizione di questa operazione. Intersecare due insiemi significa individuare gli elementi comuni a entrambi gli insiemi. Ok? Anche in questo caso l'operazione è commutativa. Cercare gli elementi comuni ad A e a B produce lo stesso risultato che cercare gli elementi comuni tra B e A. Sì, certo. Ancora? Attenzione però, stavolta l'insieme vuoto ha un comportamento completamente diverso a prima, perché qualunque insieme io prenda, se interseco A con l'insieme vuoto, non ottengo più A, ma l'insieme è vuoto. Se l'insieme vuoto è privo di elementi, è chiaro che A e l'insieme vuoto non hanno nessun elemento in comune. Ok? Attenzione, se intersecando due insiemi ottengo l'insieme vuoto, dico che i due insiemi sono A e B, sono disgiunti. Cioè che non hanno nessun elemento in comune, che è diverso da dire che sono diversi. Ok? Gli elementi, insieme di prima, questi due, A che contiene le prime tre lettere, A, B e C, e B che contiene C, D ed E, sono diversi perché hanno elementi diversi, ma non sono disgiunti perché hanno C in comune. Ok? Ancora attenzione, o nota bene, che cosa posso dire se trovo che A intersecato a B vale per esempio B? Non ho capito bene quello che hai detto, scusami. Vuol dire che A è una sospensione di B? Sei sicuro? Se A fosse un sottoinsieme proprio di B, dovrei trovare, facendo la parte comune, dovrei trovare A. Se la parte... B è un sottoinsieme di A. B è un sottoinsieme di A. Se la parte comune ad A e B è tutto B, vuol dire che tutti gli elementi di B sono anche elementi di A. Quindi questo significa, scusate, significa che B è sottoinsieme di A. Eventualmente improprio. Quindi qui ho l'insieme A e questo è B. E la parte comune, mettiamola in blu, è proprio quello che c'è dentro B. Ok?
Tutto chiaro? Bene. Come si comportano le due operazioni l'una rispetto all'altra? Facciamo ancora questa, poi passiamo a fare qualche esercizio. Immaginiamo di prendere tre insiemi. Questo è l'insieme A, questo è l'insieme B e questo è l'insieme C in generale. Ok? Immaginate di prendere l'intersezione, anzi l'unione tra B e C e di intersecarla con A. Che insieme ottenete? Allora, facciamo così, ricopio questo disegno che ci servirà anche dopo. Qui mettiamo il punto di domanda, ripeto il disegno, eccolo qui. Consideriamo la prima parte, cioè la prima operazione che facciamo, date le parentesi, è l'unione di B e di C. Quindi mettiamola in rosso, B unito a C è la parte che sta in B oppure in C. Quindi tutta questa, tutto B e tutto C. Cioè, se la contorno in rosso è questa qui. Ok? Adesso immaginate di intersecare questa con A. No, perché ci sono parti di A che non sono contenute in B unito a C. C'è tutta questa parte che è fuori. Non è vero che B unito a C è un sottoinsieme di A, perché questa parte non è compresa in A. E attenzione. Se adesso intersechiamo questa con A, ricopio il disegno, eccolo qui. Adesso, ripeto, in blu interseco A con l'unione di B e C e ottengo la parte di B unito a C che sta anche in A, che è solo questa. Solo questa parte qui. Ok? Allora, riprendo il disegno originale, che è questo qui, lo rimettiamo qua sotto. Quindi quello che ci interessava, cioè A intersecato a B unito a C, è questa regione qui. Ok? D'accordo? Ma posso arrivarci anche attraverso un'altra strada. Molto bene. Proviamo ad arrivarci attraverso un'altra strada. Prendiamo ad esempio A unito a B. Se unisco A e B, mettiamo che lo disegniamo in giallo. Unione di A e B, anzi, l'intersezione, scusate, tra A e B, è questa parte. Non so se riuscite a vederla, giallo non si vede molto.
La parte comune tra A e B è questa. La parte comune tra A e C, ripetiamo il disegno, questa la disegniamo in verde, è questa. Se unisco queste due, ottengo lo stesso risultato di prima. Fatemi disegnare in blu. A intersecato AB unito ad A intersecato AC è esattamente quello che abbiamo ottenuto all'inizio, cioè questa parte qui. Certo. Cosa abbiamo ottenuto? Beh, se confrontate le due parti in blu, il risultato è lo stesso, sia che usiamo questa espressione, scusate, sia che usiamo questa. Si è bloccato un attimo lo schermo, scusate, eccola qui. Quindi, in conclusione, possiamo dire che l'operazione A un attimo di pazienza, mi si blocca, non so come mai. Allora. A intersecato, scusate, AB unito a C dà lo stesso risultato che considerare A intersecato AB A intersecato a B, A intersecato a C e unire i due insiemi. Questa proprietà prende il nome di proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione. Proprietà distributiva. Ed è facile verificarla in questo modo utilizzando i diagrammi di Euler-Oben. Distributiva. Scusate un secondo, mi si è chiuso. Ok. Ma non l'ha scritta, scusate un secondo, la ripetiamo. A intersecato a B unito ad A intersecato a C. La proprietà distributiva della intersezione rispetto all'unione. D'accordo? Ci sono domande? Bene, allora, mi fermo per adesso qui con la teoria e facciamo qualche esercizio, ok? Mi fermo qui con questa parte, nella prossima parte facciamo qualche esercizio, cioè faccio io qualche esercizio e poi li faremo insieme.